Food Attraction 2023 continua. Ci troviamo allo stand di Coca-Cola HBC Italia e siamo in compagnia di Silvia Molinaro, la direttrice Horeca dell'azienda. Silvia, che gran piacere rivederti, averti mia ospite nuovamente dopo lungo tempo. Grazie, lo stesso per me, buongiorno a tutti. E allora andiamo a raccontare intanto che cosa presentate qui a Beer and Food Attraction. Allora, intanto siamo contentissimi di essere qui finalmente, insomma, essere ritornati in una situazione di grande normalità. Quest'anno ci presentiamo non solo con il nostro portafoglio che noi definiamo core, quindi con Coca-Cola, per il quale abbiamo lanciato appunto Coca-Cola zero zuccheri, zero caffeina, quindi un prodotto completamente nuovo che va ancora una volta a far crescere il nostro portafoglio sugli zero zuccheri. Abbiamo il rilancio di Kinley, importantissimo segmento adulto in forte crescita, quindi rilanciamo questa che è una tonica iconica con una nuova ricetta, una nuova veste, un nuovo look and feel, come amiamo dire noi del marketing. E oltre a questo ci presentiamo ovviamente con tutta la gamma Lurisia, un prodotto italiano, italianissimo. L'abbiamo lanciato anche la parte di aperitivi, quindi non solo la parte di soft drink, e poi abbiamo anche le Lurisia Mixer che sono appunto nel comparto degli spirits per fare la mixability, quindi tanti prodotti nuovi, tante novità insomma per questa ripartenza dell'autovon, che ormai è un po' più di una ripartenza, direi che è una certezza. È una certezza di tutti i vapori, io ormai li chiamo così, della crisi dovuta per l'Horeca e per la mixology, con tutto ciò che ha significato nel biennio della pandemia, sono ormai scomparsi. Sì, scomparsi, abbiamo visto, abbiamo avuto anche occasione qui in fiera di vedere tanti numeri insomma che confermano che la pandemia insomma è passata. Il 2020 è stato un anno sicuramente molto difficile, che ha visto dei numeri molto negativi, 2021 in crescita, 2022 l'anno migliore di sempre, poi insomma speriamo col 2023 di battere un ulteriore record. Questo è un mercato che può valere 99 miliardi di euro, insomma c'è tanto valore dietro l'Horeca e i consumatori non se ne sono andati da questo, che è un canale bellissimo, esperienziale, dove il consumatore può davvero vivere esperienze che solo l'Horeca può dare. Un tuo commento su questa edizione di Beer and Food Attraction 2023. I primi due giorni sono stati davvero ricchissimi, voi per i tanti eventi organizzati nel corso dell'Horeca Meeting, voi anche perché ci sono stati tantissimi visitatori. Tantissimi visitatori, questo per noi diciamo è un momento di grande importanza, finalmente siamo tornati in una situazione di completa normalità, ci siamo tutti o la maggior parte insomma degli attori di questo mercato, è un momento in cui ci si confronta con la distribuzione, ci si confronta anche fra produzione, fra produttori, quindi bellissimo tornare alla normalità, numeri anche qui molto, molto importanti da un punto di vista di flussi e di presenze, per cui insomma nessuna migliore occasione di questa, che è credo accreditata come una delle fiere più importanti sicuramente diciamo del nostro settore. Ecco, noi ci troviamo nell'angolo dedicato al marchio Lurisia, che è un vostro marchio che ha visto proprio pochissimi giorni fa la nomina della nuova direttrice dello stabilimento. Sì, è una, insomma, in Coca-Cola HBC, lo vedete, insomma, sono anche io diciamo testimone di questo, grande attenzione alla crescita delle donne, per mettere le donne in condizione di poter crescere all'interno delle organizzazioni, ribadisco, io sono un esempio di questo. Sì, abbiamo insomma nominato questa collega, siamo contentissimi, in un ruolo che normalmente viene ricoperto da un maschio, allo stesso modo per quanto riguarda la mia posizione non ci sono tante signore diciamo che occupano il ruolo di responsabile dell'autovom in Italia, e quindi insomma Coca-Cola HBC si è confermata ancora una volta come un'azienda molto attenta alla crescita diciamo della propria popolazione e con un occhio di riguardo, perché no, anche alle donne. Evviva le donne! Senti Silvia, io vorrei farti tantissime domande, ma da una parte hai tantissime persone che ti attendono dall'altra parte dello stand, dall'altra mi piacerebbe
bisognerebbe poi con maggiore calma riuscire a fare uno dei nostri Horeca Focus in alta definizione, dove con domande e risposte possiamo approfondire più temi. Lo faremo prossimamente sui canali di HorecaNews.it. Nel frattempo ti ringrazio per la collaborazione. Grazie Silvia. Grazie mille a te, grazie mille a voi e speriamo di ritrovarci prestissimo. Grazie.